Si ritorna in pista, tornano in gioco i bikers con bussola e lo fanno per un obiettivo importante. In palio il titolo tricolore long, la sprint di Coppa Italia. Si inizia a Gaglio con la sprint per continuare poi la domenica con la long. Saranno 90 gli atleti in gara di nazionalità italiana, russa e francese. Tra gli uomini elite si daranno battaglia il vicentino Riccardo Rossetto e i trentini Luca Dalla Valle e Fabiano Bettega, e tra le donne Milena Cipriani e l'emergente Iris Pecorari sfideranno la russa Anastasia Trifilenkova. Si tratta di un evento che viene realizzato nel rispetto dei protocolli anti-Covid della FISO. Ben trovati da sottoscritto Gianfranco Benincasa e da Pietro Ilarietti. Ciao Pietro. Ciao, benvenuti a tutti. Finalmente anche la mountain bike orienteering in questa stagione così capovolta, e una buona gara a tutti. Dicevamo, tra gli italiani al via il meglio degli elite, reduci da numerosi campi di allenamento in Europa, ma da nessuna gara. Questa è la gara che apre la stagione per chi fa orienteering in sella ad una bicicletta, in particolare una mountain bike, e qui vediamo ancora la cartolina introduttiva, ma andiamo alla voce dei protagonisti. Siamo con il sindaco che ci dà il benvenuto del territorio. Sì, sono orgoglioso e con piacere do il benvenuto a tutti voi in questo meraviglioso territorio. Gaglio, montagna dell'Altopiano dei Sette Comuni o Altopiano di Asiago. Io dico sempre, una montagna alla portata di tutti, quindi sport e natura per tutti noi, per i turisti, corsa, orienteering a livello di eccellenza per quanto riguarda l'Italia e l'Europa. Ivan Gasperotti, tracciatore di questa sprint qui ad Asiago, le difficoltà di oggi? Le difficoltà, la prima parte sarà in mezzo al bosco, e mentre la seconda parte sarà in mezzo, diciamo, nella zona periferica del paese, per cui più presenza di asfalto. E questo era Ivan Gasperotti, il tracciatore. Tutto pronto allora per la prova veloce, la sprint con gli atleti e le atlete che si stanno preparando per prendere il via in questa gara attesa da mesi da parte degli specialisti, Pietro. Sì, finalmente si corre, sono preparati tantissimo. Oggi siamo sull'altopiano di Asiago, concorrenza di altissimo livello, a partire da Anastasia Trifilenkova, numero 8 al mondo, però stabilmente in Italia per motivi di studio, lei sta a Milano. Sicuramente Milena Cipriani, una donna esperta che da tanti anni nel giro nazionale, e poi questa invece la stella emergente della mountain bike ma dell'orienteering in generale, che è Iris Aurora Pecorari. E la vediamo Iris Aurora Pecorari. Allora, se mi perdo Maniago, siamo in provincia di Pordenone, Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il suo club. E qui una particolarità, vediamo queste cartine che vengono posizionate sul manubrio per affrontare la gara. C'è questo leggio, no, fissato proprio al manubrio, Pietro. Sì, allora biker e sciatori hanno un leggio posizionato, quindi mentre chi corre tiene la carta in mano. Come vedete nella mountain bike c'è proprio anche un apposito strumento che viene posizionato sul manubrio, che è anche girevole, mentre per gli sciatori viene posizionato al petto. Pietro, secondo te è più facile fare l'orienteering a piedi con la cartina in mano o in bici con la cartina sul leggio? Ma da un punto di vista forse più semplice a piedi, perché nella mountain bike c'è la complicazione poi velocità, no? Che devi stare attento, devi leggere ma devi anche stare in equilibrio sulla tua bicicletta, quindi diciamo che per i neofiti magari meglio iniziare con la corsa e poi eventualmente, se si è appassionati, passare alla mountain bike. Antonio Mariani lo abbiamo visto, Alessio Dal Follo, Groenlike Orienteering Team, anche per lui la partenza in questo momento. C'è questo tratto su prato, poi si entra nei boschi, diceva, no, anche Ivan Gasperotti, un tracciato che è al limitare del paese, quindi con una parte in asfalto, ma poi dentro i boschi. Luca Dalla Valle, il grande favorito, lui è stato anche campione mondiale in questa specialità, e quindi insomma sicuramente un atleta da tenere d'occhio, no Pietro? Sì, lui quest'anno era partito nei suoi piani una partenza più soft rispetto al solito, ed ha anche avuto ragione, perché poi ci siamo dovuti fermare per forza con il lockdown, quindi i suoi piani erano rientrare in forma più gradatamente, perché adesso non si concentra più solo sulla mountain bike, ma come tutte le persone deve anche pensare al suo lavoro, quindi si focalizza sugli impegni più importanti, quelli di livello
internazionale e adesso sarebbe stato il suo periodo, è in ottima forma e sicuramente tutti i concorrenti devono sempre stare attenti a Luca Dalla Valle. Devo dire che in Italia però il livello medio degli atleti, degli azzurri è altissimo, quindi hai visto anche Dante Osti, sono tutti ragazzi molto molto bravi, ecco. Dalla Valle, se ricordo bene, aveva vinto il titolo mondiale in Lituania quando avevano messo la Mastart per la prima volta ai mondiali, aveva vinto subito nel 2017, mi pare. Sì, e infatti lui vinse una volata molto lunga, vinse di potenza e una cosa anomala nell'orienteering, arrivarono tutti assieme e lui vinse proprio a braccia alzate, diciamo così, una cosa non consueta, perché solitamente le gare si svolgono a cronometro, quindi il responso lo dà poi a fine delle gare chi ha fatto il miglior tempo, ecco. Le immagini, la telecamera su Samuele Tait, Groenlight Orienteering Team, da segnalare in questa occasione, un ospite particolare. Una bella iniziativa oggi qui a Gallio di Asiago, Gianmarco Rigoni, la tua prima volta con l'orienteering in bicicletta. Innanzitutto, qual è la tua emozione prima del via? È un'emozione nuova che all'arrivo probabilmente dirò cosa ho provato. Stefano, che è il mio accompagnatore, mi ha detto che ha un'autonomia di 150 km, quindi anche se ci perdiamo non abbiamo problemi. E dopo 55 minuti di gara, Gianmarco e Stefano sono arrivati, allora complimenti, com'è stata questa esperienza? È stata un'esperienza bella, io subito ho fatto un po' fatica ad orientarmi, poi grazie a Stefano ho capito subito quali erano i punti e è stata bella. La tua impressione? Molto positiva, è stata un'esperienza molto divertente. Io ho dato una mano a Gianmarco ad orientarsi e lui però mi ha dovuto aspettare in bicicletta perché io arrancavo in alcune salite, quindi è stato gentile, ci siamo aiutati a vicenda. Il carattere allora di Gianmarco Rigoni, una bella iniziativa questa, Pietro. Sì, devo dire che l'organizzatore Nicola Galvano è una persona che è sempre molto sensibile allo sport paralimpico e quindi anche in questo caso per Gianmarco è stata la sua prima volta, speriamo di trovarlo ancora alle prossime gare di mountain bike orienteering. Ed eccola qui, ritroviamo Iris Aurora Pecorari, l'avevamo vista in partenza, abbiamo appena intravista anche nel corso della gara. Antonio Mariani nuovamente, anche lui visto in partenza e poi lo vediamo ora in azione proprio su quel tratto di asfalto di cui parlava Gasperotti, il tracciatore. Le doti che un bike orientista deve possedere sono, beh, una buona padronanza direi del mezzo meccanico, no Pietro, ma anche la capacità di interpretare con velocità diverse i vari passaggi del e sul tracciato. Sì, diciamo che probabilmente nonostante la fatica il tratto in salita è uno dei migliori, in salita se ne approfitta per leggere meglio la carta, perché sicuramente non lo puoi fare in discesa, anche quando si punzona, subito dopo aver punzonato è un altro momento in cui i concorrenti studiano la mappa. Oggi è una, diciamo così, sprint un po' atipica, siamo in un paese di montagna, mentre volevo farti notare che Nicola Pinsar probabilmente ha forato nella gomma posteriore, sì. Però credo che si riuscirà ad arrivare al traguardo. Ti dicevo, oggi è una sprint atipica perché ci sono anche molte salite e discese, quindi ecco, bisogna avere molta padronanza del mezzo, molta tecnica. Tra l'altro il bike orientista, e questo in Italia è obbligatorio, può utilizzare solo le strade e i sentieri segnati in carta, no? Sì, così è, perché questa è la regola di gara, tendenzialmente sono tutte segnate le alternative presenti, quindi diciamo sì, comunque sì, hai ragione. Ed ecco, siamo in zona d'arrivo per quanto riguarda questa Coppa Italia Sprint, che è la prima delle due giornate organizzate nel Vicentino e dedicata all'MTBO, che è l'abbreviazione, no, del orienteering in mountain bike. Clizia Zambiasi sta arrivando sul traguardo e si schianta un po' contro la scritta finish. Sì, è un arrivo insidioso, difficile, perché c'è questo arco dove alcuni concorrenti l'hanno scambiato
per l'arrivo. In realtà l'arco è posizionato lì credo per una questione di fornitura della corrente elettrica, mentre arriva Iris Aurora Pecorari, ottimo tempo. Piccola curiosità, Iris è la figlia di Clizia Zambiasi. Alla grande dunque Iris Aurora Pecorari, grande grinta, l'abbiamo vista, grande determinazione, ferocia se vogliamo per arrivare sul traguardo, e ancora intanto arrivi che si susseguono per quanto riguarda questa prova di Coppa Italia Sprint. Milena Cipriani, eccola qua, sta arrivando in questo momento anche lei, c'è questo tratto, ultimo tratto sull'asfalto e poi questa piccola discesa su erba che porta sul rettifilo finale e sul traguardo. Un po' troppo prudente oggi Milena Cipriani, mi è parsa. Invece ti volevo far notare come alcuni concorrenti punzonano fisicamente, cioè inseriscono il lettore all'interno della stazione, e altri invece passano perché hanno un chip molto più evoluto che è touch free, quindi due differenze. Probabilmente gli atleti, anzi sicuramente gli atleti che partecipano alle gare di livello internazionale hanno aggiornato il loro sistema. Ops, è un'altra caduta. Anche la giovane Ilenia Bettega l'abbiamo vista finire per terra proprio sul traguardo senza nessun problema. Ovviamente Dante Osti arriva molto più determinato e va anche lui a punzonare con questo chip un po' più moderno, no? Sì, è così, quindi ti confermo questa cosa, gli atleti di livello internazionale hanno il touch free, mentre gli atleti che usano magari una stazione, un punzonatore di tipo tradizionale invece sono, fanno la punzonatura manuale. In Italia la MTBO è praticata soprattutto proprio nel nord-est e una delle culle è proprio il Veneto, no? Qua siamo in provincia di Vicenza, Veneto che ha ospitato anche i mondiali di questa specialità nel 2011. Sì, e sempre nel 2011 il Veneto salutò la nascita della loro junior Riccardo Rossetto, che arrivò secondo al campionato del mondo e si presentò così al mondo della mountain bike orienteering. Arriva anche Samuele Tait, lui che è un atleta polivalente, lo vediamo impegnato ogni tanto anche in inverno nello sci e poi nella corsa orientamento. Insomma, fa un po' tutte le specialità. Anastasia Trifilenkova, che sta arrivando anche lei sul traguardo, abbastanza prudente anche lei in questa discesa finale, però arriva con un ottimo tempo la ragazza russa, che saluta anche le telecamere. Attenzione, Luca Dalla Valle, allora, che sta arrivando a tutta velocità invece, Pietro. Sì, lui non è prudente per niente, hai visto che il suo passaggio è stato molto molto veloce e anche sì, qua è passato come anche Rossetto, che è sempre un uomo da tenere in grande attenzione, arriva in questo momento e lui segna però il quarto tempo, è giù dal podio. Invece Dalla Valle era primo, così come la Trifilenkova aveva chiuso per prima, anche se ovviamente non è esclusa diciamo dai giochi per quanto riguarda il tricolore, però chiude per prima la gara. E qui vediamo immagini dall'alto anche di Gaglio, che ospita proprio questa prova. Eccola la classifica, allora Dalla Valle 25-20, poi Fabiano Bettega e Dante Osti, la Trifilenkova 26-36, poi Iris Aurora Pecorari molto bene e Clizia Zambiasi in terza posizione. E qui siamo alla premiazione, cerimonia di premiazione, nella quale è intervenuto anche il sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, che ha sottolineato un po' quelle che sono anche le caratteristiche di questa cittadina, di questa località situata a 1000 metri sul livello del mare. Altra peculiarità di questa corsa, c'è stata un'iniziativa, oltre all'iniziativa per atleti paralimpici, anche la categoria e-bike, quindi oggi si poteva partecipare anche con una bici a pedalata assistita. E qui siamo al podio maschile, Luca Dalla Valle allora sul gradino più alto, ma andiamo a sentire la voce dei protagonisti. Una bella vittoria, più forte della sfortuna, infatti hai avuto una foratura in corsa. Sono stata fortunata per vincere 6 secondi da giovane Iris Pecorari, che ha vinto tutte le gare precedenti. Sono contenta. Eri il favorito, non hai subito la pressione? Ma sì, oggi dai, sono contento di aver vinto, anche se non ho fatto una gara perfetta. Domani c'è in palio il titolo italiano, di fatto è la gara più importante qua in Italia, spero di far bene. Luca Dalla Valle allora è atteso anche per questa long, molto felice di essersi aggiudicato la prova di Coppa Italia Sprint, ovviamente è tra i favoritissimi, soprattutto per la long, Pietro.
È uno dei favoritissimi, sì. Si cambia tutto, si cambia tecnica, si cambia paesaggio, si cambia clima, fortunatamente, ma ascoltiamo il tracciatore. Oggi ci spostiamo a San Zenone e tocca a Valentina Fietta presentarci questo nuovo territorio. Il comune di San Zenone è un comune bellissimo che sorge nell'arcata pedemontana veneta. Alle nostre spalle abbiamo il massiccio del Grappa, che è il nostro sacro monte. Abbiamo la villa Albrizzi Marini proprio di San Zenone, che è un territorio che insieme ad altri 25 comuni sta correndo per questa candidatura riserva di biosfera UNESCO. E qui compreso soprattutto il discorso degli sport outdoor. Abbiamo la mountain bike, la bicicletta, il trail, il volo libero, per cui questi elementi diventeranno fondativi del riconoscimento che avverrà nel 2021. Roberto Manea, il tracciatore oggi qui nella prova da San Zenone e Mussolente, che ci spiega le caratteristiche della prova di oggi. La zona è una zona collinare, ci sono parecchi tratti pianeggianti, anche bei drittoni. Abbiamo tre belle salitone da fare, specialmente per gli elite. Le piogge di questi giorni hanno reso dei tratti un po' scivolosi, le abbiamo comunicato agli atleti, speriamo non ci siano problemi. È una bella giornata di sole, come sottolineavi tu poco fa, Pietro. Allora, inizio della seconda giornata di gara in quel del Vicentino, diceva Roberto Manea, il tracciatore, speriamo non ci siano problemi per questa prova long, ma pensiamo che vista l'organizzazione, visto anche il meteo per l'appunto, non ce ne saranno di problemi. No, si parte in una location molto particolare, in questa villa che vedete qui alle spalle degli atleti, dove gli organizzatori hanno creato anche un bike park, quindi i ragazzini possono pedalare al suo interno in totale sicurezza. Un complesso molto particolare, sicuramente merita di essere visitato. Abbiamo detto che è diffuso questa disciplina soprattutto nel nord-est, soprattutto in Veneto, non si poteva che partire da una villa, no? Tante ce ne sono in questa regione di spettacolari. Sì, diciamo che qua oggi una gara dove verranno fuori gli atleti di resistenza, Trifilenkova sicuramente una delle massime favorite, ma anche la nostra Iris Aurora Pecorari è una delle favorite. Vediamo Riccardo Rossetto, forse non è nel suo miglior periodo di forma, questo però, questi sono i suoi terreni, organizza la sua società che è di Mussolente, oggi siamo nel paese di fianco, ma comunque eccola qui Iris Aurora Pecorari, ragazza molto determinata, ragazza che pratica anche il triathlon, pensa che è molto brava anche a scuola, frequenta un liceo dove studia e va in inglese. Ma ormai gli atleti devono essere completi in tutto, anche nella parte dedicata allo studio, e davvero si sono fatti da questo punto di vista tanti passi in avanti, un vero salto, no? Rispetto anche a chi magari faceva l'atleta in passato, non solo ovviamente per l'orienteering, ma in tutte le discipline, in tutte le specialità. È così, poi gli atleti viaggiano molto, sono portati a conoscere lingue e culture differenti, insomma direi che gli atleti moderni sono sicuramente persone anche di cultura. Fabiano Bettega con il numero 60 alla partenza, ed eccolo Luca Dalla Valle 114, sta osservando con grande attenzione la carta prima di partire. È un momento che, come dicevamo, è quanto mai favorevole per ripassarsi quello che è il tracciato preparato. Entriamo in gara intanto davvero dentro la gara con Samuele Tait. Beh sì, quello è proprio il momento in cui ti viene consegnata la mappa, è il momento in cui hai la prima opportunità di dare un'occhiata a quello che sarà il tuo percorso, perché come sai i percorsi non sono conosciuti, vengono svelati proprio in quel momento, e l'abilità è appunto quella di riuscire a immergersi in questa mappa, geolocalizzarsi, capire dove bisogna andare, fare le migliori scelte. La mountain bike tra l'altro ha una caratteristica particolare, una tecnica di navigazione differente, molto più simile a quella degli sciatori, dello sci orientamento. Ecco. E questo è Matteo Mirolo, la prova, lo ricordiamo, è stata tracciata da Roberto Manea, ha visto 25 punti per gli uomini elite e 22 per le donne elite, un tracciato ritenuto anche abbastanza severo dagli atleti per via di alcune salite piuttosto impegnative, si vedeva anche prima nelle immagini di Samuele Tait che faceva una certa fatica ad affrontare quella strada sterrata. Sì, come vedi qua si alternano grandi, diciamo così, pianure a tratti su queste colline, siamo poi anche, insomma, ormai qui da un paese all'altro cambi provincia, siamo già nella provincia di Treviso, quindi nel territorio del Prosecco, passi da questi grandi piani a delle salite che poi vengono rese molto pesanti dalla
pioggia caduta copiosa nei giorni precedenti. Questo è Jaime Origi, un atleta di grande esperienza, lui che di titoli italiani ne ha vinti molto, diciamo così. Jaime Origi che probabilmente in questo momento è molto più concentrato sulla sua nuova avventura di papà, sta per diventare papà per la seconda volta. E quello è anche un altro sport, un'altra specialità, Antonio Mariani. Qui vediamo le immagini realizzate con il drone. Bello anche questo passaggio tra queste colture su questa strada sterrata a tutta velocità, e vediamo anche la differenza, no? Proprio perché si va dentro al bosco, ci sono queste strade sterrate, insomma è un bel tracciato quest'oggi per questa prova long. Luca Dalla Valle arriva velocissimo, si incrocia con Clizia Zambiasi, quindi donne elite, uomini elite che si incrociano sulla lanterna. Sì, ci sono dei punti che sono comuni. Ecco, questa è la tipica fase in cui Dalla Valle sta osservando la mappa e qui fa la sua scelta e riparte verso il prossimo punto. Questo è proprio un territorio, tra l'altro, che crede molto in questo tipo di attività outdoor, quindi la mountain bike orienteering si incastra a perfezione. Devo anche fare un complimento a chi ha fatto le immagini in questo caso, perché sono veramente spettacolari. E vediamo proprio Milena Cipriani, seguita dal drone, ci fa vedere anche la velocità in questo tratto per quanto riguarda la prova long. E poi abbiamo visto invece ci sono queste salite, come dicevamo prima, da affrontare, magari anche spingendo, come vediamo in questo momento Anastasia Trifilenkova, ma anche Clizia Zambiasi, il mezzo per affrontare un sentiero ben più duro rispetto a quella parte pedalabile da passista, se vogliamo. Tornando poi sul gesto tecnico, è un continuo, l'atleta ovviamente non guarda sempre la mappa, ma è un continuo alzare la testa, guardare attorno, verificare, riverificare sulla mappa. Ci sono degli atleti che mettono dei piccoli magneti per tenere, diciamo così, il posto e non perdersi all'interno della propria mappa, ecco. Iris Aurora Pecorari, campionato italiano long, è la prima vera possibilità per chi fa mountain bike orienteering di confrontarsi dopo il lunghissimo lockdown che ha colpito ovviamente tutte le discipline sportive, quindi anche l'orienteering, seppur disciplina che si pratica all'aria aperta. E qui vediamo c'è l'incrocio poi con la strada vera e propria, con un tratto in asfalto. Sì, fortunatamente è una scelta ovviamente degli organizzatori, si fa una parte anche su strada, su asfalto, però sono strade, diciamo così, di campagna, tendenzialmente a bassa percorribilità di automobili. In questo caso però, vedi, sono passate alcune, ma non è una strada molto trafficata. Sì, ecco. Sì, questa è stata scelta ovviamente appositamente. Ricordiamo tra l'altro che le mappe usate nella MTB Orienteering rispondono agli standard internazionali, sono in scala 1-10.000, 1-15.000, 1-20.000 a seconda della specialità di gara. E qui vediamo invece una brutta caduta. Caduta, sì, bisogna stare attenti perché ovviamente la presenza di qualche elemento sul terreno, possono essere radici, buche, eccetera, eccetera, come sempre bisogna prestare la massima attenzione anche quando si pratica la mountain bike orientamento. E abbiamo visto, insomma, che anche l'orienteering in questo caso può essere uno sport tra virgolette pericoloso, bisogna sempre fare attenzione, insomma. Sì, bisogna farlo con la testa. Ricordo che questo evento tra l'altro rientra all'interno della settimana europea dello sport, quindi il Sport e Salute promuove questi concetti, ossia be active, state attivi. E questo è sicuramente fondamentale per una popolazione che vuole rimanere sana. Tra l'altro è uno sport anche molto diffuso, molto praticato in età scolare, quello dell'orienteering, e questo sicuramente ai nostri ragazzi barra ragazze fa davvero molto bene. Sì, è uno sport tra i più diffusi all'interno della scuola. Ogni tanto vedo, diciamo così, dei risultati, a volte lo collocano come terzo sport più diffuso, a volte come quarto sport. Sicuramente ogni anno più di 10.000 ragazzi praticano l'orienteering all'interno del mondo scolastico. Qua Jaime Origi, che io ricordo arrivare sesto a un campionato del mondo sulla distanza lunga, è un atleta che ha un passato e un curriculum veramente importante, e quando viene a correre è perché è tendenzialmente preparato. Andrea Cipriani, lo abbiamo visto, Panda Orienteering Valsugana. Qui andiamo invece con le immagini sulla bella villa nel parco di Villa
Albrizzi Marini, dove è stata posizionata, dove è posizionato l'arrivo, Anastasia Trifilenkova, velocissima anche oggi e davvero agguerrita anche, e quest'oggi la vediamo catapultarsi davvero, caso di dirlo, sul traguardo a tutta velocità, meno prudente rispetto al primo giorno, ma arriva con la stessa grinta anche Iris Aurora Pecorari. Sì, arriva e sicuramente è una ragazza da tenere d'occhio perché gareggia già in elite, pur essendo una junior, è una che è una ragazza che pretende molto da se stessa, grintosissima come puoi vedere. Abbiamo già avuto modo di vederlo anche nella gara sprint, grande determinazione di questa ragazza, Milena Cipriani, arriva ora invece più in tranquillità per quanto riguarda la sua prova e va a chiudere qui proprio nel parco di Villa Albrizzi Marini con più tranquillità, lo vediamo con il numero 48, la Cipriani arriva ora anche un po' stanca, un Jaime Origi invece che arriva a tutta velocità. Sì. Tra l'altro abbiamo parlato di Villa Albrizzi Marini, una villa che è soggetta anche a degli studi perché è stata, diciamo così, recuperata da quella che è la popolazione locale e viene gestita in un modo assolutamente particolare, quindi vi invito a seguirla magari su Facebook o su internet, chi la volesse scoprire. Antonio Mariani, anche lui, ultime pedalate prima di chiudere la fatica di questi assoluti long... A cavallo tra il vicentino e il trevigiano, Cappello, anche lui all'arrivo, ormai siamo nella fase decisiva ed eccolo Luca Dalla Valle che a tutta velocità si appresta anche oggi a chiudere primo, tutti i tempi ce lo davano in testa e va a chiudere dunque per primo anche la prova long dopo essersi aggiudicato il giorno precedente la sprint, attenzione anche a Fabiano Bettega. Sì, Fabiano Bettega che però chiude in seconda posizione dietro Dalla Valle, molto bene anche Antonio Mariani che è un altro degli azzurri sempre convocato da Laura Scaravonati che non è presente in disposizione, le auguriamo di tornare presto. Ed eccola qua una soggettiva, no, della cartina, poi tutti a confrontarsi. Confronto, sì. No? Tu che percorso hai preso, perché poi questo è anche il bello di questa specialità sportiva. E vediamo le classifiche. Trifilenkova, no? Allora arriva prima davanti a Iris Aurora Pecorari e poi Milena Cipriani e poi Luca Dalla Valle davanti a Fabiano Bettega e Antonio Mariani. Ed era il campionato italiano long, quindi titoli a Luca Dalla Valle e a Iris Aurora Pecorari, che finisce seconda alle spalle della Trifilenkova ma che non partecipa al gioco tricolore, mettiamola così. Sì, è un diciamo così titolo che probabilmente è il primo di tanti per Iris Aurora Pecorari perché diciamo così il futuro è sicuramente suo. Qui siamo alle premiazioni, allora anche qui il vice sindaco di Mussolente Valentina Fietta, ma sentiamo la voce dei protagonisti. Luca Dalla Valle, due vittorie in due giorni. Sì, sono contento, dai. Oggi era una gara molto dura, sia fisicamente che anche tecnicamente. Ho sbagliato diversi punti, però nel complesso stavo bene e quindi sulla long sì, è venuto fuori il ritmo, ho fatto una bella gara, dai. Numero 8 al mondo, Anastasia Trifilenkova vince qui a San Zenone. Sì, oggi era una gara molto impegnativa sia dal punto di vista tecnico che fisico. Era abbastanza difficile come orienteering. Il tuo legame con l'Italia è stretto, oggi ti abbiamo visto con una maglia azzurra. Sì, questo è un regalo da Luca Dalla Valle. Ogni weekend della gara nazionale dell'italiana io una gara faccio con la maglietta della mia società russa e un'altra io faccio con questa maglietta nazionale italiana. Si chiude anche questo evento di mountain bike targato Fiso. Sì, un altro evento che aggiungiamo a quelli organizzati perfettamente dalle diverse associazioni che operano sul nostro territorio e che sono riuscite a fare in modo che anche la gara di mountain bike potesse svolgersi in tutta sicurezza, nel distanziamento e soprattutto con una partecipazione e dei risultati, credo, ottimali.
Bilancio organizzativo finale a cura di Luigi Bordignon. Noi come Miss Quilenses abbiamo deciso di organizzare qui il campionato italiano in modo tale da dare ulteriori visibilità. Siamo riusciti ad avere una buona risposta per poter organizzare un evento molto positivo. Allora, queste le impressioni di Dalla Valle Pecorari, Trifilenkova, Anesi, presidente della FISO, e Bordignon per gli organizzatori. Siamo in chiusura anche in questa occasione, Pietro. Sì, organizzatori bravissimi, sia a Gallio che qui a San Zenone degli Azzellini, quindi complimenti a loro, sono stati eccezionali, loro e tutti i volontari. Grazie mille, Pietro, per essere stato ancora una volta qui al mio fianco. Alla prossima. Alla prossima, ci vediamo per la gara di Coppa Italia e campionati italiani in Middel. Grazie anche a Nunzio Messere per la collaborazione tecnica e davvero tutto con l'Orienteering. Rimanete con i programmi di Rai Sport. A risentirci, arrivederci.